è uscita dalla testa. Il silenzio delle stelle attraverso Maria Teresa G, a cura di VB, sante. Mi è giunto grido di spirito e cosa importante, restate in ascolto. Sono in loco. Perdonatemi, ma vibrazioni contrarie mi hanno fatto obeto all'accesso. Ascoltate bene, sarà interessante. Il dottore, di già accanto al letto, sta approntando un lungo ago che infila destramente su braccio magrissimo. La donna è attaccata da aggeggio strano, ma immobile come statua, fissa l'aggeggio e il dottore con occhi dilatati. Ma un'altra reazione in ella noto, nel mentre che il veleno a goccia a goccia entra e si mischia a suo sangue. Voce sconosciuta, oh Dio, Dio, Dio!» «Sante, avete voi udito?» E l'ultimo grido della sorella, che tutta sta contorcendosi, or la vedo rattrappirsi, sin quasi a scomparire, ma ecco che nuovamente si dilata e nuovamente si rattrappisce, ecco or è uscita dalla testa. Or mi preme accompagnarla, Tornerò di poi. Dopo 5-6 minuti son nuovamente in loco. Non sapeva ella darsi pace, nel mentre mi narrava di lei poveretta, imprigionata nell'immobilità che aveva colpito le membra. Anni e anni di patimenti e umiliazioni, sinché deciso ad arrivare a conclusione. Or la scienza lo può fare conforme legge. Ma pur sempre tal fatto, suicidio e delitto resta, e se corpo più non soffre, spirito soffre grandemente. Allorché ella decide di tornare a fisicità, di già suo programma ha stabilito, e sa in qual misura gioverà a sua elevazione. Dunque, metter fine anzitempo, sia pur forzatamente, all'esperienza propostasi. Vuol dire rifacimento di nuovo programma e alterazione di suo cammino karmico che subirà rallentamento. Da qua l'inenarrabile sofferenza dei suicidi, sofferenza che niente ha a vedere con quella umana. Ho creduto oggi di fare istruzione, pur con questa maniera e intendimento mio e di trasmettervi ogni esperienza interessante. Grazie a voi figli.